Torre Hadid Generali è un edificio che sorge all'interno di una riqualificazione urbana dell'area ex fiera di Milano. Fa parte di un intervento in cui sono presenti anche un centro commerciale, altre torri adibite a uffici, un grande parco e edifici residenziali. La torre è composta di 40 piani adibiti a uffici e di piani tecnici a livelli superiori e inferiori. Per raggiungere gli obiettivi che il progetto di Torre Hadid si è prefissata, sono stati sviluppati alcuni protocolli, tra cui anche il protocollo LEED, per il quale la Torre Hadid è in corso di certificazione. Questo impianto è stato realizzato con una logica di costruzione shell and core e verrà consegnato nella primavera del 2018, poi partiranno i lavori per la realizzazione dei fit-out interni. Il riscaldamento della torre è generato in una centrale posta a piano interrato. L'acqua calda per riscaldamento e acqua calda, produzione di acqua calda sanitaria è prodotta attraverso degli scambiatori dalla rete di teleriscaldamento di A2A. Mentre sempre al piano interrato è presente la centrale frigorifera in cui sono installati 4 gruppi frigoriferi da 1600 kW condensati ad acqua. In copertura sono presenti 3 torri evaporative da 3400 kW cada una per lo smaltimento del calore in eccesso. All'interno degli ambienti il condizionamento è costituito da unità terminali di tipo travi fredde attive che attraverso il moto induttivo dell'aria trasmessa dalle unità di trattamento dell'aria, integrando con riscaldamento e condizionamento, permettono di condizionare gli ambienti. Le unità di trattamento dell'aria sono poste in parte al piano interrato, in parte al piano 42esimo e sono suddivise per il trattamento dell'aria di metà piano e al massimo di 10 piani per macchina. Ogni macchina in movimento ha una portata d'aria di circa 32.000 m3/h per un totale di 256.000 m3/h d'aria trattata. Queste macchine di trattamento dell'aria sono costituite da un sistema di recupero di calore costituito da 2 recuperatori di tipo rotativo, uno entalpico e uno sensibile. Questo tipo di recupero, che è definito come ruote gemelle, permette un aumento dell'efficienza del recupero di circa l'80% rispetto a un sistema tradizionale e evita di realizzare un post riscaldamento con batteria d'acqua. Le unità di trattamento dell'aria Climaveneta installate in questo impianto, pur essendo costituite da sezioni componibili, avevano comunque delle dimensioni molto importanti. Ai piani interrati la composizione delle macchine è stata realizzata con attrezzature e macchinari di cantiere, data la posizione accessibile dei mezzi e la conformazione della centrale molto ampia. In copertura al piano 42esimo la disposizione della centrale disposta a corona intorno al core centrale dell'edificio non consentiva la movimentazione delle sezioni, per cui è stato chiesto a Climaveneta, in accordo con la committenza e con General Contractor CMB, di anticipare la fornitura delle macchine prima della realizzazione dell'ultimo solaio. Questo ci ha permesso di posizionare le macchine con la gru di cantiere e realizzare poi la copertura della centrale nella quale sono state posizionate. Questo è il podio commerciale della Torre Hadid, un podio realizzato, a differenza degli altri centri commerciali, con strutture totalmente diverse, totalmente, diciamo, innovative dal punto di vista architettonico e dal punto di vista anche interno come arredamenti. Gli impianti da noi selezionati sono impianti sostanzialmente che sono utilizzati in tutti i centri commerciali. Un impianto d'anello normale, tradizionale, con delle unità a servizio dei negozi che fanno parte di altri contratti. Le macchine per il cinema sono macchine con recuperatore entalpico, diversamente da molti altri multisala dove avevamo delle soluzioni tecniche totalmente differenti. Qui abbiamo apprezzato sia il cliente finale, sia il progettista e sia naturalmente l'installatore, con delle macchine Climaveneta che noi avevamo già utilizzato in altre installazioni fatte già a suo tempo, non in questo edificio ma in altri multisala con il recuperatore entalpico.
La scelta del fornitore, che in questo caso è ricaduto su Climaveneta, parte non solo nella fase esecutiva, ma anche nella fase di progettazione e di preventivazione. Qui abbiamo scelto Climaveneta, in quanto una delle principali aziende produttrici di macchine, che completava tutto quello che era il panorama delle macchine per noi necessarie, sia per il podio, sia per il cinema e sia per la parte torre. Quindi qui abbiamo delle unità rooftop a servizio in parte del podio e sicuramente del multisala, e abbiamo delle unità di trattamento aria per quanto riguarda la torre. Quindi queste scelte sempre più gli installatori si trovano ad eseguirle ancor prima di avere per certi aspetti concluso il contratto con il cliente, perché la forma di scelta di un partner mette in evidenza la bontà del prodotto, la selezione, il fatto di lavorare assieme in sinergia per trovare delle strade, per confrontarsi col cliente, per confrontarsi con il consulente, perché sempre di più si ha maggior tempo nella progettazione, nell'approvazione dei documenti, nella scelta delle macchine che nell'esecuzione, che è sempre un aspetto importante, anzi il più importante l'esecuzione, ma rappresenta sempre di più i lavori di questa entità, i lavori così importanti, questo è probabilmente uno dei lavori più importanti su Milano, sempre più è necessario avere una forma di collaborazione che è tra fornitore e cliente. Il benessere degli occupanti all'interno dello spazio di lavoro influenzano non solo lo stato di comfort, ma anche il grado di salute e la produttività degli occupanti, come è stato dimostrato anche da studi recenti. Pertanto il conseguimento di una condizione di comfort ottimale all'interno di un edificio o di uno spazio adibito ad ufficio è importante, così come quanto il contenimento dei consumi energetici.